Sicilia è una terra che ha una biodiversità produttiva enorme. Sicily has a biodiversity big. There is a lot of biodiversity production in Sicily. Basta considerare che soltanto per quanto riguarda l'olivo esistono ben 9 varietà. Yeah. In tutta la Sicilia. Olive trees, there are 9 kinds of olive trees in Sicily. Noi siamo per adesso nella provincia di Messina, nel Nebrodi occidentali, e qui le varietà di olive che si coltivano sono prevalentemente 2. Parliamo cioè della Santa Agatese e poi dello Oliarola messinese. Okay, so in this area we are in the Nebrodi mountain area, and there are mostly two kinds of among the 9 kinds of olive trees, there are 2 kinds of olive trees here, Santa Agatese and Oliarola messinese. Oliarola messinese. La tradizione dei Nebrodi poggia su 2 punti fondamentali: il fatto che il territorio è montuoso e il lavoro e il territorio è montano, fa sì che gli uliveti hanno un'importante funzione idrogeologica. Ok, so the olive trees has an hydrologic function in this area because it's mountain, neighbor the mountains where I show you this morning, that area is this part. So they also, to be more specific, they keep also the water from the landslide. Every olive trees, the roots are like 3 times what you see here. Facido, io ho aggiunto semplicemente che diciamo l'albero d'olivo ha le radici 3 volte più o meno quanto è, sì, giusto, sì, no? Sì, sì, ok. Yeah. Okay, so this is small now because it's not mature yet, but in general it's small as a kind of olive. But the peculiarity is that it produces a lot of oil, so it's very productive. It's just mostly for oil, not oil, for having olives to eat. Yeah. La tradizione siciliana, quando si raccoglie, si fa quello che si chiama la raccolta scalare. Si prendono tante, si fa sul campo una selezione delle piante, Santa Agatese, Oliarola, Ogliastro, e in percentuale si raccolgono, in maniera che venga sempre un olio equilibrato. Ah, to get one balanced oil, you have to pick like a part of this kind, a part of that kind, in order to have always a balanced oil, not an oil like too much Ogliastro or too much Santa Agatese. In order to have a balanced oil and a good one, you should be okay. Sì, sì, sì. Vieni qua. Corrette conduzione del clima è importante. Perché nella fase tra gennaio e febbraio bisogna procedere in una certa maniera, poi bisogna aspettare che il clima faccia pure la sua parte. Ah, ok, so it's a climate reason, because in January and February he did his job, like he bought the fertilization and whatsoever, but then you have to wait for the climate, that should help, you know, this is something that you cannot control. Gennaio, maggio per esempio, maggio per esempio è un mese importante per le piogge, importante per
perché è il momento in cui avviene la fioritura della pianta. Yeah, in May should rain, let's say like this, because if not, is an important moment because the plants flourish. Yeah. And then you know, this is the this year looks like that in May didn't rain a lot. Sì. Questo tipo di oliva si fanno le olive in salamoia. Yeah, the olives in the when you put salt in order to preserve it, and then maybe you eat after. Quanto devono stare in salamoia? 6 mesi. After 6 months, staying in the salt. Yes. E da questo prodotto si realizzano i patè di olive. Ah, also you can realize the patè, meaning the olive paste that you can use for the bread or this, maybe. Ce l'hai forse a casa, magari ci puoi vedere? Sì, sì, faccio vedere. Okay. Della raccolta che si fa ogni anno, si seleziona l'olio di ogliastro. Ah, okay, so this is the peculiarity of this kind of plant, because that one was specific for oil, this one is both good for both reasons. And when you finish to pick up the olives, you can also select the oil, the olives from here, and make the specific oil, so not a percentage or balance, but one specific oil from this kind of trees. Sì, è un olio particolare, perché è molto più delicato e anticamente veniva utilizzato per correggere, per rendere più dolce l'olio che si produceva in questi posti soprattutto nei posti di mare. Ah, ok, so for example, as in the sea area, the oil could be good, but could be a little bit bitter, something like that. So this kind of oil is more delicate. And in the past, especially in the past, you use it to correct the oil, which was a little bit bitter. Inoltre ha anche delle proprietà medicinali importanti, perché l'olio di ogliastro, come è stato studiato dall'Università anche di Cagliari, ha delle proprietà benefiche per il rafforzamento delle ossa. Ah, it also has a medical benefit you can get from this oil, especially for the bones, that could be stronger, to reinforce the bones. And this was confirmed, I mean, like a previous, the ancient people knew it, but it was confirmed from study of dice, allora perché non fai solo questo? Dice. La caratteristica come metodo di lavoro nostro è quella della diversificazione produttiva. Yeah, the characteristic is to diversify the production. Perché la nostra è un'agricoltura biologica e non intensiva, quindi seguendo i problemi e le problematiche del clima che si possono determinare, un anno possiamo avere prodotto in grande abbondanza, come avviene spesso anche qui, come possono esserci momenti di scarsa produzione. Ma quindi l'altro, diciamo, l'altro tipo più resistente, diciamo, l'altro tipo di pianta? Sì, sono la pianta di ogliastro, per esempio, è più resistente, produce sempre. Lo Iarola, per esempio, è molto più sensibile, si danneggia facilmente. Quindi in base al tipo di pianta uno sviluppa un tipo di produzione. Yeah, they diversify, they prefer to diversify also according to the climate that you have here, because sometimes you can get a lot of production, but sometimes not, according to what we said before, like if it rains or not rain, the weather condition that affects the production. And here the agriculture is biological, but not intensive, but I think you can l'oliva, lo Iarola per esempio è grossa, ma è molto più tenera e può essere danneggiata dalla mossa dell'olivo, quindi va raccolta prima. Yeah, Oliarola, so the other kind should be picked before, because it's very, how can I say, it's tender, it's not hard and soft, it's soft, yes, and so you need to pick them before. Otherwise you risk that the mosca, so the fly of the olive, you call it one insect,
that buy the olive and you know affect the production, because otherwise then you will have something the product will be sick. And it puts the eggs in the olive or in the tree, this mosca? No, in the olive. No, dice la mosca va direttamente nell'albero o nell'oliva, dopo nell'oliva? Nell'oliva direttamente, no? Sì, si sviluppa a terra. Ah, they grow up in the ground. Verso maggio. A me? Verso maggio, con le piogge, scova le uova, depone le uova, che si schiudono sempre verso questo mese. So, a me? When it rains, the moscas or the flies put the eggs for the, let's say, its children. Mm-hmm. Okay. Se le temperature sono inferiori a 30 gradi, passano sull'albero, su questa, mm-hmm. e cominciano a dare un primo, a deporre le uova. If you have less than 30 degrees, then they go directly to the olives and mm-hmm. they start to buy. Se le temperature invece, come oggi, si mantengono belle alte, non hanno nessuna speranza di venire. E questo è il lato positivo di questa giornata. But, yeah, so the good thing is that when it's hot like this, more than 30 degrees, this flight doesn't affect at all the olives. You cannot affect the olives. And that's why, you know, it's hard for the agricultural men to be here in the heat and suffer the heating. But it's good for the olive trees. And it has 2 or 4 wings, this mosca? Quante ali ha? 3, 4? 1, 2 o 4? No, sono 4 ali. 4. Placido, perché li mettete qua? Questi? Allora, la legna è un'altra fonte produttiva. Oltre che l'olio e le olive, si produce anche la legna, che serve sia per il riscaldamento sia anche perché dalla triturazione della legna si possono ricavare dei elementi di composto per il pellet. Ah, ok, so clear. It's also a source of wood for heating. Wood for heating. Heating, but with compost oil. Compost for that you burn as well. A pellet is called the pellet. Yes. Because this I had, you have to keep the trees well, meaning that every 3 years you have to cut a little bit this. Mm-hmm. Ho detto che richiedono manutenzione, nel senso li devi monnare, come diciamo noi, e tutto. Sì, diciamo ci sono tre momenti importanti nella coltivazione dell'olivo. Il momento della potatura, cioè che si fa generalmente da gennaio fino a marzo, ma anche prima. So there are 3 important moments to cultivate, to olive tree cultivation, like when you cut the useless sono potate da quest'anno. Yeah, you can see the example of this one, that they are small, and you do it time by time. Right. In general, you do from January to March. Of course, not in the. In order to be ready when you, in September, October, November, you will pick them up. Il progetto è un progetto finanziato nell'ambito di Erasmus Plus, che è un programma europeo che finanzia, diciamo, attività dei giovani, ma non solo. In questo caso si tratta di uno scambio giovanile. Ci sono infatti diversi ragazzi provenienti da 5 paesi diversi: Italia, Macedonia, Romania, Slovenia e Polonia. E questa è la visita preliminare, nel senso che sono venuti i responsabili a vedere la location, le location che andremo a visitare. Poi durante lo scambio completo, quando ci saranno 30 partecipanti, 6 per paesi, e saranno una settimana fine agosto, inizio settembre a Tusa e Castel di Tusa. L'idea era quella, diciamo, visto che a Tusa c'è un po' di depopolazione, nel senso che molti giovani non trovano lavoro o non credono nelle loro opportunità di imprenditoriali o hanno perso, come posso dire, un po' lo spirito di iniziativa, l'idea era quella, diciamo, di farlo ritornare, parlare di cose belle che ci sono a Tusa, cose che si possono fare. Un esempio è l'agricoltura, che se coniuga il vecchio e il nuovo, come nel caso dell'impresa di Placido, può funzionare. La stessa cosa anche
anche la officina di fabbro di Franco, che si, anche lì si coniuga il vecchio modo di lavorare ma in maniera anche innovativa e moderna, in modo da crescere, e questo lavoro che viene continuato anche di padre in figlio e figlie. O allo stesso tempo anche il turismo, che è una cosa che, diciamo, a Quattusa potrebbe essere più sviluppata e potrebbe avere una, uno sviluppo, potrebbe essere veramente un, potrebbe avere uno slancio molto maggiore, ma magari in alcuni casi non siamo bravi a sfruttarlo. My name is Vele Georgiev, coming from Macedonia. This is first time in Italy, first time in Sicily, first time in Tuzla. And I have the pleasure to be for the first time in Azienda Casa Leni, which it give me an insight from gives me an insight to what is happening also behind the scene, or the behind the cuisine in Italy, how we produce, how they produce the olive oil, and how it is made, let's say, the olive oil. So it was a good experience, nice people from first of all, and pleasure to be here and to get to know enclosure, not just the products, but also the people who are making this beautiful and tasty food. Hi, my name is Kasia from Poland. Thank you for very nice visit and the view, what happened here and how your work looks like. And I'm looking to meet you again and get to know more in September with Polish youth. Salut, eu sunt Cosmin din România. Am fost până acum în vizită în ferma de măslini, dacă putem să zicem așa, de la Casa Leni. Este foarte tare și ideea pe care o au ei aici este foarte tare, pentru că au reușit să combine tradiția cu lucrurile noi și cu brandingul modern și cu modul de prezentare modern al lucrurilor. Again, Cosmin from Romania. Thank you! Ciao ragazzi, chiamata Slovenia. Hello, I'm Damian from Slovenia, from Foundation Student Tolar. We visited this really nice estate here, and I would just like to add that it was really nice to see different sorts of olive trees, which I didn't know from before, and new, and taste some products that were produced here.